Eccoci qua amici, oggi vedremo in questo video come innescare le cozzette, queste che generalmente si raccolgono negli scoglietti in zona di pesca. Come innescare più di una cozzetta, in questo caso oggi ne vedremo tre, a grappolo per la pesca alle orate. Utilizzeremo come al solito un nylon contrasto, quindi un nero. Prenderemo due terminali, quindi due pezzettini di nylon, possibilmente fluorocarbon, più rigido. Un amo adatto alle cozzette, l'amo va sempre scelto poi in relazione alla grandezza della cozza che vorremmo innescare, quindi parliamo di questo rapporto, amo-cozza, quindi più è grande la cozzetta, più sarà grande l'amo. Andremo a preparare i nostri primi due terminalini. Prepariamo due e poi uno lo metteremo in linea finale. Il nodo dell'amo, anche se porta l'occhiello, lo faremo come un nodo a paletta, tanto l'amo sarà nascosto all'interno della cozza, passando il nylon dalla parte interna dell'occhiello, entrando qui nell'occhiello dalla parte della punta. Bagno e chiudo. Leghiamo un secondo amo, entro nella parte frontale dell'occhiello. Questo nodo lo trovate qui su nel video tre nodi essenziali per ami a paletta. È il primo dei tre. Anche se l'amo è occhiello, noi abbiamo passato il filo all'interno dell'occhiello e lo stiamo lavorando come fosse un amo a paletta. Bagno e stringo il nodo. Il terzo ce lo lasciamo per ultimo. Adesso andiamo ad innescare le nostre due cozzette semplicemente passando l'amo, entrando all'interno della cozza e facendo scavallare, allargare un pochino la cozza, non troppo, senza rompere il muscolo della cozza, e facendo scavallare dentro l'occhiello. Clic. Eccolo qua. Seconda cozzetta. E ora facciamo scavallare il nodo all'interno della cozza senza rompere il muscolo. Apriamo un pochino la cozzetta. Io qui ho una rondellina che mi serve solo per inserirla. Ecco. Una e due. E andiamo a legare un amo in punta. Ok, le nostre tre cozzette sono pronte. Due montate su un bracciolo corto e una montata su un bracciolo lungo, che è quello che porterà lateralmente le altre due cozze. Uno a circa 10 cm dalla prima cozza e l'altro ad altri 10 cm dalla seconda cozza, corti. Per fare questo ci avvaleremo del nodo utilizzato dai praticanti del Japan Style, il nodo Sabiki.
lo vedremo qui rapidamente, ma poi lo rivedremo nel prossimo video in 2-3 versioni, compresa la moviola. Dove dobbiamo mettere il terminale, abbiamo detto a 10 cm? Bene, mi sposto 10 cm dalla prima cozzetta, realizzo un cerchio, il destro batte sul sinistro e tengo entrambi i capi qui sotto con i polpastrelli. Un cerchio diciamo di un diametro di 4 cm, 4-5. Entro con il dito da sotto e mi prendo il mio cerchio e me ne vado a destra prendendo il filo di destra, questo. Ora qui mi riprendo ancora il filo dentro, faccio come un giro su se stesso. Io mi sono preparato un pisellino qui, comodissimo per stringere questo nodo, quindi me lo vado prima a pre-stringere, poi mi prendo il mio terminale e dico quanto voglio farlo lungo questo terminale. Voglio farlo lungo così, e allora che faccio? Mi faccio una piega sul filo in modo da lasciarmi un segno. Qui stiamo facendo tutto con un unico colore, eh? Nel prossimo video vedrete tutto realizzato con nylon più grandi e con due colori diversi. Vedete? Il filo è rimasto piegato. Sfilo il mio nodo, che è un nodo quasi finito. Prima di chiuderlo passo all'interno il mio terminale piegato e vado a serrare. Ora, prima di serrare, sposto la piega, bagno e poi serro velocemente. Ecco qua, nodo sabichi realizzato, e ho inserito la prima cozza. Ora mi sposto su altri 10 cm e ripeto il movimento. Tac. Taglio l'eccesso ed il mio grappoletto di cozzette è pronto. Una tripla cozza innescata con tre ami.